In molti si aspettavano un tedesco a capo della Banca Centrale Europea, alcuni si aspettavano un francese a capo della Commissione Europea. Ed invece, ragazzi, avviene il contrario: un tedesco alla Commissione Europea ed una francese alla presidente della Banca Centrale Europea. Come dice la proprietà commutativa dell'addizione e della moltiplicazione, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, per l'Italia intendo. Benvenuto in questo canale, come al solito l'invito è quello di iscriverti per rimanere aggiornato su queste e altre tematiche, le varie playlist e i vari temi che tratto su questo canale sono vari, vagli a vedere, iscriviti. Una cosa è sicura e la possiamo dire, l'asse franco-tedesco ha preso tutto, ha conquistato le principali posizioni. La Lagarde, al contrario del suo predecessore, se verrà confermata, perché sapete, questo ormai è il nome ufficiale, però mancano gli ultimi passaggi. Al contrario del suo predecessore, dicevo, non è un economista, ha ricoperto vari ruoli politici, ma di fatto è un avvocato. Non ha esperienza in politica monetaria, è laureata in giurisprudenza ed è considerata una vera e propria figura politica, dato che ha ricoperto il ruolo di ministro per ben 2 volte in Francia. In realtà dobbiamo dire che se ti nominano presidente della BCE, 2 sono le condizioni di partenza: o sei un economista e te ne intendi di politica monetaria, che possa andar bene a me, a te, non importa, oppure è sufficiente che tu non sappia nulla o sappia il giusto, perché comunque parliamo che ha ricoperto il ruolo di ministro dell'economia e del commercio, quindi chiaramente non è l'ultima arrivata, però è un avvocato, quindi o non sai niente e quindi c'è qualcuno dietro che ti detta cosa devi fare, va bene lo stesso. In molti, molti giornali, molti analisti sono comunque rimasti, possiamo dire, sorpresi dalla nomina della Lagarde a presidente della BCE. Perché? Per il motivo che ti sto dicendo, questo ruolo è sempre stato ricoperto da esperti economisti, ma evidentemente in questo momento i soggetti che decidevano chi posizionare in quel ruolo lì avevano bisogno di qualcuno di politico. Perché? Beh, ragazzi, questo lo vedremo perché basta stare a guardare quello che accade. Per adesso possiamo dire che è la prima donna eletta come presidente del Fondo Monetario Internazionale nel 2011 e nel 2007 è stata la prima donna come ministro delle finanze, appunto dell'economia, nel G8, presente ad un G8. Vi ricordo che la Lagarde è diventata presidente del Fondo Monetario Internazionale nel periodo della grave crisi economica, della recessione economica globale del 2011, appunto. E il suo momento è coinciso anche con la crisi importante della Grecia, e noi sappiamo quello che è accaduto in Grecia e quelle che sono state le richieste della cosiddetta Troica. Per riportare il termine da Wikipedia, Troica sono quei tre lì: Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale, che è intervenuta in Grecia sconvolgendo quel paese, come ognuno di noi sa, apportando delle misure economiche che non si erano mai viste in Europa. Vi sottolineo, non in ultimo, che la Lagarde ha sempre tenuto a precisare, se andate a cercarlo su Google, vedrete le frasi sull'Italia, che il nostro paese, l'Italia, è uno dei principali elementi di rischio per la crescita globale e in realtà non ha tutti i torti, visto il elevato debito pubblico del nostro paese. Ma non siamo i soli punti di debolezza, perché, come vi ho riportato in un video di qualche giorno fa, dove ho riportato un report del Fondo Monetario Internazionale, il Fondo Monetario Internazionale va ad individuare quelli che sono i punti di debolezza che potrebbero scaturire in una prossima crisi economica finanziaria: lo stato di indebitamento delle banche, lo stato di altre istituzioni finanziarie, l'elevato indebitamento delle aziende e quant'altro che puoi andare a vedere nell'altro video. Un'altra notizia che in questo canale ti avevo riportato era quello che andavo a sottolineare in questo video come la Lagarde punti, o almeno queste sono state le sue affermazioni nel tempo, sulle criptovalute. E ha invitato più volte le nazioni a regolamentarle, ha invitato
più volte le banche centrali a iniziare a trattarle da un punto di vista di miglioramento del sistema finanziario complessivo. Bene ragazzi, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere semplicemente che non cambia nulla in quelle che sono le scelte di politica economica della Banca Centrale Europea. Si andrà avanti molto probabilmente con l'abbassamento dei tassi di interesse, quindi con l'aumento di una bolla di denaro, di debiti finanziaria che prima o poi avrà una sua implosione, come ti ho già spiegato più volte riportandoti dati concreti e analisi degli addetti ai lavori in questo campo. La musica non cambierà, alla faccia di chi purtroppo magari è andato e ha creduto alle storie dei politici italiani dove la Lega avrebbe vinto e governato e cambiato l'Europa o i 5 Stelle e poi in realtà, come sappiamo, non hanno vinto. Ma ti voglio lasciare sempre con il solito messaggio su questo canale. Gli unici che possono veramente incidere nella propria vita siete voi stessi. L'unica sovranità che puoi far rinascere è una sovranità individuale. Tutto dipende da te. Se tutto dipende da te, tutto il resto lo vedi con un sorriso sulle labbra. Per il prossimo aggiornamento vi aspetto in questo canale. Come al solito l'invito è quello di iscrivervi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.